cani. Abbiamo trovato Alain Delon in un club ippico a 30 km da Parigi. Come si chiama questo posto? Si chiama Maison Lafitte. Maison Lafitte. Eccoci quindi con Alain, il quale sì, è un po' cambiato. È un po' cambiato perché, insomma, non è più il ragazzo di Rocco e i suoi fratelli, è un attore professionista di una certa età, un padre di famiglia. Insomma, anche i personaggi dei tuoi film, Alain, sono cambiati, vero? Forse sono cambiato prima di tutto perché ho 10 anni di più. È normale che un uomo passa da ragazzo, da giovanotto a uomine. Poi ci sono le circostanze della vita che fanno che si cambia un po' tutto. È normale, naturale, penso. Da quanti anni hai? Ho 33. Bene, allora senti un po', siamo qui in un club ippico. Sì. E come mai qui siamo oggi? Che cosa rappresenta questo set? Che cos'è la storia del tuo personaggio? Andiamo a vedere. Sì. Qui siamo in un club ippico, facciamo anche vedere dei cavalli. Ti dico prima di tutto, provo di spiegare in italiano, ma è un poco difficile perché dai tempi di Rocco, siano 10 anni fa, non mi ricordo bene l'italiano. Sorrido perché penso a questo momento, penso a Luchino Visconti, forse, che come lo so sta sempre la notte a vedere la televisione, forse sta guardando a me in questo momento. Beh, cioè, mi ricordo che Luchino odio proprio il mio accento. Allora questa cosa mi diverte perché lui sta arrabbiando a questo momento. Beh, a proposito di Visconti, è stato lui che ti ha lanciato, insomma, Rocco è stato il film tuo più importante. Sì, è vero. Poi mi ha lasciato Luchino nel cinema con Rocco, poi anche nel teatro con, peccato che sia una squadrina, si dice. Sì. Vabbè, senti, allora ritorniamo adesso al personaggio di oggi. Dunque, vediamo un po', che storia è? Oggi ci troviamo in questo posto perché siamo verso la fine di un viaggio da Marseille, che inizia a Marseille verso Parigi, e a questo momento nella mattina quando ci svegliamo con una ragazza nella macchina si scopre Parigi nel lontano. E poi siamo in campagna, ci sono intorno alla macchina, ci sono dei cavalli che passano guardando noi dentro la macchina, e la prima cosa che vediamo quando ci svegliano è Parigi nel fondo e i cavalli proprio intorno. Ecco, questo è il set, adesso vediamo il personaggio. Il personaggio è proprio una storia di due uomini, si dice, non somiglia alla storia degli avventurieri, ma è proprio una storia di due uomini, un americano interpretato da Charlie Bronson e un francese. Sono due avventurieri un po' a mezza strada fra l'uomo buono, tranquillo e il delinquente. Poi c'è una storia di amore che arriva nel parallelo. Il regista chi è? Il regista si chiama Jean Hermon, è un giovanotto regista che fa il suo primo film importante, che prima ha fatto delle courts-métrages e ha molto lavorato per la televisione, che io credo molto in lui. Senti Alain, ma perché ti piace questo personaggio? Cioè, c'è qualcosa di diverso dagli altri? Non so, ho letto, mi pare, che hai accettato volentieri di farlo perché è diverso dagli altri, benché sia, non so, come tu mi hai detto, sempre un avventuriero. No, è diverso nel senso che sono tutti i personaggi che faccio adesso in questo momento, sono più mature, più... Ecco. Differente da prima. Ecco, non sei più il ragazzino. No, insomma. Quello che va a ballare. Se sei avventuriero ma più maturo. Sì, poi mi piace a me personalmente le storie dei uomini perché non mi va più al cinema di fare le scene d'amore e baciare una ragazza. Poi, ho capito, il cinema. Va bene, dopo un momento si stanca di queste cose.